Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi spiego come verificare se il vostro mazzo è consistente, se è ben bilanciato e come modificarlo nel caso in cui non lo sia, insomma. Quindi il metodo più usato per vedere quanto è consistente il proprio deck fondamentalmente è mischiare e rivelare prime 5 carte. Se c'è uno starter è buono, poi se ci sono anche delle entrap e altre win second card è ancora meglio, quindi almeno uno start. Però con questo metodo si spreca parecchio tempo perché ogni volta devi rimischiare, quindi per fare tante mani di prova ci vuole parecchio tempo. Quindi ho visto questo metodo da un po' di tempo fa da uno youtuber inglese, adesso non mi ricordo come si chiami, e in pratica lui invece rivelava direttamente 8 mani, mazzo di 40 carte, mi raccomando 40 carte perché è più consistente, avviciniamoci sempre il più possibile ai 40 carte, che è sempre meglio. Quindi anziché rivelare una mano alla volta e poi rimischiare, ne rivelava 8 alla volta e poi analizzava le singole mani. Un deck ben bilanciato normalmente dovrebbe avere di sicuro almeno uno starter, perché se no avete briccato, quindi non briccare, quella è la cosa principale, e poi se possibile almeno una entrap o una go in second card per mano, quindi nelle prime 5 carte, in modo da essere coperti anche nel caso si perda il dado, in modo da ridurre un po' l'impatto e la fortuna. Quindi riveliamo le nostre 5 carte e continuiamo così fino a che non finiamo tutte le carte del deck. Quindi 5-5-5, 5-5-5, e poi dopo andiamo a analizzare le singole mani. Ovviamente per questa dimostrazione ho usato il mazzo più consistente che c'è al momento, che è il Tri-Brigade, che ha una marea di starter e si può permettere anche parecchie win second card. Quindi adesso abbiamo rivelato le nostre 8 mani e andiamo a analizzare le singole mani. Quindi qui abbiamo la Tanky che è uno starter e abbiamo una entrap e una carta che ci protegge dalle entrap e win second card. Ovviamente a parte di starter e entrap eccetera, poi se ci sono anche gli extender sono dei bonus in più, insomma. Qua vediamo che abbiamo uno starter, un entrap, extendor e anche la prosperity, che può essere qualsiasi cosa. Qui abbiamo una entrap, uno starter, due starter e la prosperity eccetera, quindi pure questa è buona. Qui abbiamo questo e diventa uno starter assieme alla prosperity di sicuro. La prosperity te lo pesca lo starter, visto che giochiamo 9 starter di sicuro, e comunque ci basta rivelare addirittura un qualsiasi bestia, guerriero bestia o bestia alata da scartare per il keras che abbiamo. E abbiamo la entrap, qui abbiamo uno starter, abbiamo una entrap, abbiamo una go in second card e una go in second slash ci protegge alle entrap, quindi tipo questa è una mano praticamente perfetta. Qui abbiamo lo stesso, due entrap, uno starter e anche il pancra come go in second card. Qui abbiamo uno starter, una entrap più extendor pure volendo e l'imperial order. Qui pure abbiamo una entrap, una carta ci protegge la entrap slash go in second card, extendor, starter, cioè abbiamo praticamente tutto. E abbiamo visto che sulle 8 mani non abbiamo mai briccato, abbiamo sempre avuto almeno una entrap o una go in second card. Quindi questa è stata una dimostrazione di un deck molto consistente. Ovviamente più volte lo fate e meglio è, perché potete riducete un po' il valore della fortuna. Quindi in questo caso questo deck abbiamo visto che è molto consistente, che funziona. Possiamo continuare a fare questa roba più e più volte. Adesso ovviamente non la sto a fare. Però adesso proponiamo uno scenario in cui vediamo che il nostro deck non funziona così bene. Adesso ci andiamo a pescare le mani, facciamo per esempio, non lo so, così facciamo una mano del genere, dai, mettiamo 1 2 3, ecco qui, facciamo finta che ci siano tante almeno, diciamo, per dire che un deck abbia dei problemi, almeno due mani su
due mani su 8, direi, sono brick, o comunque magari non hanno una un buon ratio di entrap, eccetera. Tipo, facciamo finta che abbiamo due mani che siano su 8, che siano così. Facciamo anche la seconda mano, dai. Facciamo la seconda mano. Facciamo questo qui, mettiamo questa. E così. Questa qua. Facciamo che due mani su 8 sono queste. In questo caso vediamo che non abbiamo in nessuna delle mani delle go in second card. Abbiamo tanti starter, non abbiamo entrap. E nel caso in cui questa cosa si ripeta, dopo più e più esperimenti, quindi mantenendo sempre un radio più o meno di 2 o più su 8 mani che proviamo, vediamo che forse è il caso di ridurre un po' il numero degli starter. Quindi magari, non so, possiamo pensare di togliere i gatti o cose del genere per aggiungere delle entrap o go in second card. Questo ovviamente, ragazzi, non vale solo, cioè se vi capita una volta su 8 non vi state a disperare, una volta su 8 può capitare, non è un problema grosso e magari non dovete fare grosse modifiche, però se inizia, se vedete che due volte su 8, tre volte su 8 vi si continua a presentare uno scenario del genere, forse è il caso di aumentare un po' le entrap. E lo stesso discorso vale all'opposto, se vedete che avete nel mazzo partite con mani del genere senza starter fondamentalmente, siete pieni invece di sempre su due mani su 8, vedete che siete pieni di entrap o cose del genere, vedete qual è la tipologia di carta che si ripete di più. Quindi in questo caso vediamo che abbiamo 3 entrap, qui addirittura ne abbiamo 4 entrap, e vediamo che non abbiamo starter. In questo caso magari pensiamo di ridurre un po' il numero delle entrap per aumentare degli starter, per poter setupare un po' una board o qualcosa. E questo è quanto, fondamentalmente questa è la base. Ovviamente potete fare dei ragionamenti un po' diversi in base a come è buildato il vostro deck, perché per esempio se l'avete buildato hard go in second, dovete vedere la mano con 6 carte fondamentalmente, non vi serve per forza non vi servono per forza le entrap, ma vi bastano l'argo in second card. Quindi magari rivelate le mani, fate 5 più la sesta, vedete se nelle prime 5 carte c'è almeno una entrap oppure parecchie go in second card, e se nelle 6 avete almeno uno starter più 2 carte tra go in second e entrap, ok? E così, e continuate a farlo sempre, stavolta con 6 carte. Nel caso in cui il vostro deck sia un hard going first deck, non vi serve vedere se avete abbastanza entrap. L'importante è avere sempre uno starter o comunque parecchie interruzioni per il turno dell'avversario. Quindi starter e extendor. Io personalmente non sono un big fan degli hard going first, perché la maggior parte dei deck vuole andare first, quindi ti basi un po' troppo sul risultato del dado e affidarsi così alla fortuna a me non piace. Ecco, io preferisco deck come il Tree Brigade, che possono permettersi anche go in second card, un buon numero di entrap e comunque performare bene anche andando primo, non brickare, insomma. Per i brick lo stesso, se vedete che due volte su 8 non ci avete uno starter, è un problema. È il motivo per cui ho droppato un po' Virtual World, perché capita abbastanza spesso, e poi vabbè, puoi aggiungere delle carte per migliorare la consistenza, quindi se vedete briccate spesso magari aggiungete, non lo so, per esempio nel caso di Virtual World, le Foolish Burial of Goods, le sepolture sciocche di beni si chiamano, e cose varie, e poi riprovate le mani e vedete se le modifiche hanno avuto effetto. È così, Yu-Gi-Oh! Soprattutto il deck building è questione di prova e vedi come va, quindi quello che non funziona provi a cambiarlo e vedi se le modifiche hanno avuto un buon effetto sul deck. Questo è quanto, ragazzi, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e niente, ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.